Salve, sono Chiara D'Andrea e oggi vi parlerò del libro di Filippo D'Andrea dal titolo Padre Giovanni Vercillo, Sorriso di Dio. Giovani, Carità, Mistero, pubblicato da Grafica Editori di Lamezia Terme. Padre Giovanni Vercillo è nato ad Arcavacata in Calabria il 1944 ed è deceduto a Paola il 1990 a soli 47 anni per tumore. Frate di San Francesco di Paola, un sognatore di Dio, educatore dei giovani, missionario tra i poveri e gli emarginati sociali, poeta. Scrive nella sua prefazione al volume il professor Sergio Tanzarella, della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e della Pontificia Università Gregoriana, nonché presidente emerito dell'Istituto di Storia del Cristianesimo. Una lezione di autentica povertà e di impegno pastorale che in questo libro del professor Filippo D'Andrea, insigne intellettuale del nostro comune Mezzogiorno e del quale ho l'onore di essere collega ed amico, ci viene restituita nella sua umilissima grandezza. Davvero, chi leggerà queste pagine potrà constatare, non senza emozione, come ciò che di bene è compiuto nella vita possieda questa inattesa capacità di permanere nel mondo al di là della morte. Infatti, le testimonianze raccolte in queste pagine non sono soltanto l'espressione di una pur bella gratitudine, ma convergono sulla constatazione di quanto il bene ricevuto riemerga nel presente di ciascuno, di quanto ognuno si senta a lui debitore a distanza di decenni, di ciò che, anche grazie a lui, egli oggi è. L'invito di Filippo D'Andrea è un invito coraggioso e prezioso ad un tempo, ha il merito di rinnovare per ritrovare anche noi il coraggio di un cristianesimo come quello di Padre Giovanni Vercillo. Per concludere questa breve presentazione, riporto anche le parole dell'introduzione del professor D'Andrea. Un sorriso, quello di Padre Giovanni, nutrito da quella santa inquietudine di evocazione agostiniana, di un uomo dal quale, in ricerca, che non si accontenta delle cose abituali di questo mondo, ma segue l'inquietudine del cuore che lo spinge ad avvicinarsi interiormente sempre di più a Dio, a cercare il suo volto, a conoscerlo sempre di più, per poterlo amare sempre di più. Padre Giovanni era un orante, inquieto nel cercare Dio, così come il cuore di Dio è inquieto per cercare l'uomo, per cercare tutti gli uomini. E lo voglio immaginare con sulla spalla a tracollo quella chitarra rossa, su cui sono scritti tutti i nostri sogni in un unico infinito sogno, dentro il suo sorriso, sorriso di Dio.